Lucianna De Falco, considerata dalla critica una veramente delle attrici più brave del nostro paese, dunque un orgoglio per l'isola di Ischia. Ultimamente sei reduce proprio dalla mostra cinematografica di Venezia, il Clou, per quanto riguarda il cinema in Italia, per fare la madrina di un film e ricevere addirittura un premio. Parlacene tu. Allora, innanzitutto un saluto a Nuvola TV da Forio, dalla spiaggia della Chiaia, che mi piace sempre ricordare che noi siamo di qua. Intanto, quando posso, faccio sempre i messaggi di saluto, i ringraziamenti per i premi dalla spiaggia, perché mi piace ricordare che noi siamo fortunati e siamo di quest'isola. Quest'anno Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2020, un'edizione molto speciale, ovviamente, con l'emergenza Covid. Devo dire che è stato molto importante esserci. La sensazione era che ovviamente la mostra era una mostra, diciamo, sottotono rispetto a tutte le feste e gli eventi che normalmente ci sono a Venezia, però è stato molto bello da un punto di vista proprio etico, diciamo, esserci, essere presente in un momento così difficile per il rilancio dello spettacolo dal vivo e per il cinema tutto quanto. Dunque sono stata chiamata per fare la madrina di un premio che si chiama Mercurio d'Argento. È un premio del comune di Massa che è stato dato a un fonico, diciamo, che si è occupato della musica per immagine. È stato un riconoscimento molto interessante anche per quello che mi riguarda, diciamo, essere la madrina di un premio è sempre un motivo di orgoglio, e quindi sono arrivata a Venezia per questo. Nello stesso tempo ho ricevuto invece un premio che si chiama Taste delle eccellenze italiane, per il lavoro che abbiamo fatto a teatro quest'anno con lo spettacolo Fu Lumena, un'altra storia possibile, in onore alla figura di Filomena Marturano, che ha scritto Salvatore Runga, e con questo monologo abbiamo partecipato a questa edizione sempre particolare, sempre un'edizione speciale di quest'estate del Napoli Teatro Festival. Nel frattempo, così le dico tutte quante insieme, sto vincendo, ringraziando, diciamo, questo cortometraggio che è un piano sequenza di 23 minuti che abbiamo visto anche al Cinema Excelsior in occasione dell'Ischia Global, dove abbiamo vinto un altro premio. Sto vincendo molti premi all'interpretazione, perché questo cortometraggio è un piano sequenza di 23 minuti dove ci sono soltanto io. E devo dire che nel frattempo abbiamo vinto il premio Film Festival di Nettuno, il premio Social World adesso sabato scorso quando ero a Venezia, quindi anche lì ho dovuto ringraziare con un messaggio video, e domenica vado a ritirare il Film Festival di Ferrara. Questo cortometraggio, che si chiama L'attesa, per la regia di Angela Bevilacqua, mi sta dando, devo dire, moltissime soddisfazioni. Per chi volesse vederlo, c'è il link sulla mia pagina Facebook, ma in ogni caso questo cortometraggio si vede su Amazon e su Prime. Quindi L'attesa, regia di Angela Bevilacqua, con Lucianna De Falco, che sta vincendo un po' di premi, e meno male. Complimenti. Grazie. Perché veramente sei brava, anzi penso che di premi ne dovresti vincere ancora di più. Veramente c'hai il merito di essere una gran brava attrice, e non a caso i personaggi che interpreti sono sempre quelli più difficili e particolari. Diciamo che l'occasione di mettermi in difficoltà mi viene data spesso da giovani registi, perché in generale poi in Italia per i ruoli a cui sono designata sono sempre un po' quelli di caratterista, ed è un po' più difficile avere ruoli come protagonista, diciamo, nelle serie TV ufficiali o nei film, diciamo, ufficiali, un po' perché l'Italia ha questa difficoltà di non affidare ad attori e attrici che hanno delle, diciamo così, delle facce particolari, delle caratteristiche particolari, i ruoli da protagonista. Meno male invece questo succede innanzitutto con i giovani registi, e quindi nell'ambito dei cortometraggi, e poi succede molto anche all'estero, dove speriamo di arrivare prima o poi.